insieme qui quotidianamente alle ore 5 e mezza. Allora, intanto che vi collegate, anch'io verifico che tutto funzioni e come vi ho accennato già ieri col post e anche oggi abbiamo un nuovo ospite, in realtà era già nostro ospite domenica scorsa, però ho voluto invitarlo nuovamente perché c'era tanto interesse, abbiamo lasciato ancora qualche domanda in sospeso e quindi oggi è di nuovo qui con noi. Allora, intanto controllo che tutto funzioni e intanto voi vi collegate anche. Dovremmo esserci, se mi date conferma con qualche commento o qualche like, così capisco. Ok, vedo già, ok, vi state collegando, like, perfetto, tutto funziona. Bene, allora di nuovo buon pomeriggio a tutti. Come abbiamo visto domenica scorsa, ho già ospitato qui sulla mia pagina Pablo Ardizzone e dato che con lui quella volta il tempo era un po' limitato e siccome c'era ancora qualche domanda a cui non abbiamo potuto rispondere, ecco che ci ha dato nuova disponibilità e quindi oggi è di nuovo qui con noi. Allora, grazie Marta, quindi funziona tutto, perfetto, così mi vedete e sentite. Niente, io inviterei subito qui accanto a me Pablo Ardizzone, quindi accogliamolo con like e mi piace. Pablo, adesso ti invito, ecco. Buon pomeriggio Pablo, ciao, benvenuto di nuovo. Ma buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie. Domenica scorsa, quando sei già stato mio ospite, c'è stato molto interesse. Infatti, mi sono trascritta tutte le domande alle quali non abbiamo risposto domenica scorsa, in più ce ne sono delle nuove. Quindi abbiamo di cui Ottimo. Parlare. Tra l'altro ringrazio anche le persone che ci hanno seguito l'altra volta, che ci hanno fatto delle domande e alle quali io non sapevo rispondere, però mi sono documentato e quindi avrò modo di rispondere a queste domande e le ringrazio soprattutto per avermi insegnato delle cose nuove. Quindi vedi che talvolta anche stando dall'altra parte si può insegnare e far apprendere delle cose nuove. Grazie. Assolutamente sì, grazie a te. No, quello è vero, non si smette mai comunque di imparare, questo anche è bello il confronto e anch'io ospitando sempre ospiti nuovi, anche io imparo tante cose, quindi sicuramente è una cosa positiva questa di avere ospiti, di scambiarsi opinioni. Allora, giusto brevemente per riassumere un poco per chi ci segue oggi che magari non ha seguito domenica scorsa, con Pablo che è esperto di make-up, di cura della pelle e skincare, abbiamo parlato principalmente di come curare la pelle, ovvero lo skincare, come andrebbe detersa la pelle la mattina e sera con come detergere appunto il viso, poi applicare il tonico, siero, crema o quello che è. Ecco, giusto per brevemente, perché forse ho visto che qualcuno ha ancora qualche dubbio, e infatti c'era scritto com'è la sequenza, soprattutto c'erano i dubbi sulla sequenza di tutti questi prodotti. Quindi magari se possiamo ripeterlo, anche la sequenza tra siero, crema da sole e fondotinta, cioè quando mettere uno prima, dopo, quindi se ci puoi spiegare. Iniziamo con lo step principale che è la detersione. La detersione è fondamentale, ognuno poi scelga e studi il proprio prodotto ideale e usi questo prodotto per la detersione, che sia d'acqua, che non sia d'acqua, che sia oleoso, che sia quello che sia, ma comunque la detersione è fondamentale. Subito dopo la detersione c'è la lozione, perché una volta veniva chiamato tonico, adesso sono dei sieri, dei liquidi talmente ricchi che sono lozioni, non sono più semplicemente dei tonici. Quindi la lozione equilibrante, dopo la lozione si può applicare il siero, la crema di trattamento, il siero se serve, dipende da cosa si voglia fare o non. Quindi il siero, la crema, l'SPF e poi il make-up. Ok, quindi alla fine viene il fondotinta o quello comunque... Esatto, il correttore, okay. Fondotinta, insomma la base, tutto quello che è comunque colore. Dividiamo il bianco dal colore, quindi tutto il bianco prima e poi il colore. Il siero lo si può applicare o lo si può non applicare, la crema si può applicare o non si può applicare, perché magari si sceglie di applicare un siero e non la crema, o Certo. viceversa, dipende un po' dalle esigenze e da dove si vuole arrivare, naturalmente. E poi l'SPF per tutti,
l'anno. A gender, anche quello, perché come abbiamo visto l'altra volta, l'SPF aiuta fortemente il photoaging, per cui va a proteggere la nostra pelle da tutto quello che è raggi dannosi di luci artificiali o naturali, indipendentemente. Certo. Poi c'era anche una domanda, le vitamine quando si applicano, la vitamina C, la vitamina A, cioè prima, dopo il siero, dopo la crema? Allora, lì dipende dal prodotto, perché non sono prodotti tutti uguali o standard. Dipende, magari ci sono dei sieri a base di vitamina C, a vitamina A o quant'altro, delle creme, quindi si applica prima il siero se c'è e poi la crema se c'è. Mm-hmm, ok. Dipende dalla formula in cui è infuso questo tipo di principio attivo. Quindi se è una formula in siero va applicata prima della crema, se è una formula in crema va applicata dopo il siero o viceversa, cioè o in base a quello che si usa e si sceglie di applicare. Mm-hmm. Ok, anche io una domanda, tu cosa suggerisci ad una donna dopo i 40? Cosa dovrebbe applicare una donna sul viso a parte appunto... idratare, fare pulire il viso, fare mettere il, adesso mi viene da usare tonico, comunque mettere la lozione, polsiero, cioè cosa consigli in aggiunta ad una pelle più matura, perché appunto abbiamo visto anche qualcuno l'altra volta nominava le vitamine C, poi c'era appunto la vitamina A e tutti gli altri diversi prodotti, secondo te una pelle matura cosa dovrebbe Allora, cosa dovrebbe utilizzare? Dipende da com'è questa pelle matura, perché ci sono delle pelle mature che possono essere secche, altre possono essere normali, altre miste, altre oleose. Per cui dipende, ognuno deve trovare poi, in base alla propria tipologia, macro tipologia di pelle, il prodotto giusto. Perché dire, ho superato i 50 anni, devo usare necessariamente un prodotto antirughe? Dipende, perché se io ho già una pelle tendenzialmente oleosa e vado a mettere un prodotto antirughe di molto oleoso anche lui, che su una pelle secca sarebbe perfetto, rischiamo di fare dei danni invece che dei guadagni. Per cui dipende sempre da dove si parte. Non abbiamo percorsi stereotipati o omologati per chiunque. Dipende sempre da dove si parte e dove si vuole arrivare. È vero che comunque un prodotto anti-aging, quindi antirughe, che vada comunque a dare un cocktail di supporto alla nostra epidermide, va bene soprattutto dopo una certa età, che vuol dire, dopo una certa età vuol dire, io parto già dopo i 18, per cui la certa età non è che voglia dire dopo i 60, assolutamente. Per cui dopo, man mano che si va avanti col tempo, bisogna sì usare prodotti antirughe, però salvaguardando sempre com'è il proprio tipo di pelle, perché andare a mettere su una pelle grassa una crema grassa non si può fare altro che peggio. Mm-hmm. Okay. Per cui capiamo com'è, utilizziamo dei principi anti-età, questo sì, però nella formulazione giusta che dia l'emulsione piuttosto che la crema, piuttosto che il siero, che abbia principi attivi anti-età, ma giusti per la nostra tipologia di pelle. Mm-hmm. Ok, allora vediamo cos'altro avevano scritto l'altra volta. Allora, sì, qua chiedeva una suggerimenti per la pelle secca e sensibile, quali creme... Sulla pelle secca e sensibile, lì è importantissimo utilizzare prodotti ricchi, che siano proprio ricchi di oli e di nutrimento per la pelle, e poi fortissimi fattori di protezione, perché comunque la pelle sensibile viene ancora più sensibilizzata dalla luce. Quindi l'SPF 50 è fondamentale in qualunque momento dell'anno. Certo, per proteggere appunto la pelle. Poi c'era una che chiedeva, non so a cosa si riferisse, perché probabilmente parlando di come togliere il detergente, perché chiedeva il panno in microfibra se è utile. Assolutamente, ti ricordi che l'avevo anche consigliato, soprattutto su pelli tendenzialmente normali, miste o oleose. Sulle pelli secche utilizzarlo tutti i giorni magari può essere un po' troppo, anche su alcune pelli normali un pochino più sensibili o sensibilizzate. Però su pelli da miste a oleose è un super tocca sana, perché crea anche una microsfoliazione che tutti i giorni riesce a rendere la pelle più levigata. Chi ha una pelle tendenzialmente normale o secca lo può utilizzare 2, 3, 1, dipende un po', capisce poi in base a se c'è un'irritazione o un'esfoliazione troppo accesa quanto limitare poi l'utilizzo di questo strumento. Ok,
Allora, siamo già pieni di domande qua. Ma prego, benvengano. Sì, c'è Giuliana che chiede come coprire occhiaie scure con il make-up. Scure, vedi, allora, le faccio io una domanda per poterle rispondere in maniera adeguata. Le occhiaie che sottotono hanno? Sono più marroni, quindi dovute alla melanina, o più viola dovuta a circolazione sanguigna? Ecco, signora Giuliana, scrivi qua appunto che tipo di occhiaie sono e poi rispondiamo ad hoc. Poi c'è qualcuno che chiede cosa ne pensa di prodotti occitante, che non saprei a cosa si riferisce. Occitante, No, L'Occitane forse. forse che è un marchio, però Occitante non mi dice Occitante. nulla. Magari un errore di battitura, un errore di Sì. correttore di Allora, ogni scrittura. tanto farebbe bene alla pelle per 24 ore non applicare nessuna crema, tipo una volta alla settimana. È un commento. No. Cosa ne pensi tu se una volta alla settimana lasciamo respirare la pelle e non si applica più? Allora, la pelle non è come il digiuno, sai, il digiuno una volta alla settimana può solo che fare bene perché va a detossinare il nostro organismo che non è impegnato nel metabolizzare alimenti e quindi parte una sorta di depurazione. Ma la nostra pelle non fa questo. Lei si già autorigenera ogni giorno e ogni notte. Per cui andare a sospendere per un giorno non apporta nessun beneficio, ecco. Anche perché i prodotti comunque non sono occlusivi, siano questi di skincare o di make-up. Per cui non è che dici, ah, il fondotinta mi chiude i pori, la pelle non respira. Non è così, i prodotti sono studiati per comunque lasciare respirare e traspirare la pelle. Allora, se andiamo a parlare di un make-up molto particolare, tipo un make-up in foglia d'oro su tutto il corpo, è vero che li limiti la respirazione della pelle? Ma ti assicuro che un make-up anche da truccatore non lo faccio tutti i giorni e non viene mai effettuato su tutto il corpo. Per cui non andiamo a creare dei falsi miti o delle situazioni che non sono comunque veritiere. I prodotti che sono attualmente in commercio non sono occlusivi, lasciano comunque respirare la pelle e non c'è nessun problema. Poi immagino comunque non si tratta di make-up da TV dove c'è più trucco, maggior trucco, ma anche Ma quello non è penso. vero, non è Esatto, vero, quello esatto. comunque è. Non ci sono più in commercio i prodotti tipo il cerone di un tempo dove veramente c'era uno strato occlusivo superficiale. Adesso comunque i prodotti sono tutti traspiranti e performanti, per cui non abbiamo di questi tipi di problemi. Poi c'è Marta che chiede se l'olio va applicato sulla pelle asciutta o bagnata. Dipende dall'olio e dipende da perché cosa lo si usa? Gli oli che rimangono comunque oleosi è più facile farli penetrare quando la pelle è bagnata, quindi sia sul viso che sul corpo, tipo l'olio di mandorla, tipo altri tipi di oli che possono essere utilizzati sul corpo o sul viso anche. Se invece sono degli oli secchi studiati apposta per lo skincare, possono essere tranquillamente utilizzati anche su pelle secca, perché sono comunque degli oli che penetrano immediatamente, hanno delle molecole molto piccole e vengono assorbiti velocissimamente e non hanno bisogno di essere veicolati o massaggiati con l'acqua o emulsionati con l'acqua. Ok, allora Giuliana per quella delle occhiaie che chiedeva Sì? marroni, ha delle occhiaie. Marroni. Marroni. Allora, per l'occhiaia tendenzialmente marrone è un'occhiaia dovuta alla melanina. Mi raccomando, l'SPF 50 sempre esteso bene anche nel contorno occhi, perché l'occhiaia dovuta a melanina è comunque un'occhiaia che prende sole, prende luce e si scurisce, per cui protezione molto alta e correttore di sottotono giallo. Quindi una tonalità dorata, che quindi abbia maggiore componente gialla, va a correggere per compensazione l'occhiaia marrone. Ok, poi abbiamo qua un lungo commento. Allora, prendere il sole, accortezze, suggerimenti, posizioni per prendere il sole senza acuire i segni del viso. Ah, questa è la domanda per me, per non farsi venire le rughe, quali posizioni bisogna mettersi? Allora, invece per te, trucco sopra il fattore di protezione SPF per prendere una sessione di sole, meglio evitare. O cioè, se si va a prendere il sole va bene, se ci si trucca o meglio evitare.
No, accortezze di tutto in questo caso. allora, il sole. Adesso ci sono un sacco di persone che si piazzano l'oretta, l'oretta e mezzo al sole in questi pomeriggi che sono stupendi e ne escono fucsia. Io vi ricordo una cosa: scottatura, quindi sole, scottatura, spellatura, macchia sicura. Quindi fate voi. Un SPF, anche se state mezz'ora sul balcone a prendere il vostro sole nel vostro giardino, dalla vostra finestra, da dove vogliate, mettete la protezione, perché comunque ci guadagnerà la vostra pelle, sia in freschezza che in rispetto. Quindi, scottatura, spellatura, macchia futura. Ricordatevi i passaggi. Quindi l'SPF sempre. Allora, la posizione. Se riuscite, grazie a un forte strato di attac che potete applicare sotto la pianta del piede o sulle scarpe, e a metterle direttamente sul soffitto e prendere il sole a testa in giù, è la posizione ideale per la circolazione, per evitare i solchi. Bella questa, dobbiamo provare. Ma no, dai, su, via, non andiamo a complicarci la vita. È vero che se ci mettiamo i cannelli, quelli da prendere sotto, che meraviglia, fritte e brasate, proprio perfetti. Allora, no, naturalmente se ci mettiamo al sole con gli occhiali da sole a leggere un libro e ci mettiamo in questa posizione, è normale che quando poi usciamo da qualche giorno di sole in questo modo abbiamo il segno degli occhiali e il segno bianco sotto il collo. È normale, perché comunque se ci mettiamo in quella posizione è fisiologico. Mettiamoci in una posizione comoda, le sdraio le hanno inventate apposta per, i lettini li hanno inventati apposta per, cioè non andiamo a complicarci la vita più del dovuto. Godiamo di quello che la tecnologia ci ha già fornito e le comodità ancestrali ci hanno già suggerito. Certo. No, qua chiedevano anche il trucco sopra il fattore di protezione, se hai qualche suggerimento. Sì. Io sono per il sì, anche per il trucco da spiaggia. Anche per il trucco da spiaggia. Ripeto, il sole va a creare delle irritazioni, delle lesioni alla pelle, il sole come anche le altre fonti luminose, per cui proteggiamola e proteggiamoci. Il make-up è solo un extra protezione oltre all'SPF, per cui assolutamente sì. La grossa differenza che c'è tra un make-up da spiaggia e un make-up non da spiaggia è che quello da spiaggia è consigliabile che sia water resistant o waterproof, perché se no ci andiamo a bagnare e diventa un pasticcio. E visto che comunque i pasticci non ci piacciono, meglio comunque scegliere formulazioni di questo tipo. Ok, sì, perché comunque in spiaggia si vedono tante persone truccate, signore, perché no? Esistono anche dei, piace. Sì, esistono anche appunto dei protettori in non in stick, sì, che sono e servono anche, esatto, da protezione. Esatto. La signora che dice. Ma come ci sono anche tutti i prodotti da sport. Mm-hmm. Anche lì sono tutti prodotti make-up con protezione, ma scusate, ma resistenti all'acqua, perché comunque resistono sia alla traspirazione che al sudore, per cui sono prodotti specifici, studiati per quello. Andate a farvi la corsetta al parco, mettete la crema protettiva, perché se no i segni chi ve li toglie più? Utilizzate, se andate sbracciati o sbracciate, se no rischiate il segno della manica sul braccio, la canotta, il pantaloncino. Attenzione, usate protezioni altissime, perché se no sembrerete poi o dei mezzi muratori o dei mezzi qualcos'altro. La signora che chiedeva prima chiedeva cosa ne pensi del marchio Oxitanto, non so come si chiama, quello che hai pronunciato prima. Sì. Ma devo dirti, non lo conosco a fondo. Comunque, se è un marchio sul mercato, sicuramente è un marchio di qualità, perché comunque sul mercato non vengono, è difficilissimo che vengano messi dei marchi non di qualità e che non abbiano determinati criteri di sicurezza. Qualcuno dice che a lei gli oli seccano la pelle, ce la squamano e forse non è adatto a questo tipo di pelle. Dipende magari dal tipo di olio, perché un olio che squami la pelle mi sembra un po' improbabile. Magari quel tipo di formulazione
è stata addizionata con dei componenti che magari non sono affini al suo, alla sua pelle, o che magari le possono anche creare una sensibilizzazione, può anche Certo. essere. Infatti per quello è molto importante conoscerla prima, magari farsela analizzare da qualche esperto per capire un po' appunto che pelle sia. Allora, c'è Bruna che chiede, il gel della foglia di aloe può essere utilizzata sul viso? È un'ottima maschera, è un prodotto altamente lenitivo, naturale assolutamente, l'unico problema è che bisogna estrarlo fresco ogni volta che lo si applica, per cui grandi piante sul balcone o dove siamo, e tagliare il pezzetto, spremerlo e utilizzarlo. È ottimo anche come cataplasma. Cataplasma cosa vuol dire? Semplicemente a maschera su viso, corpo, dopo un'eccessiva esposizione al sole, estremamente lenitivo, è un prodotto veramente eccezionale, però da usare fresco, quello che si estrae direttamente dalla pianta. Non è che uno lo prende e poi lo tiene lì una settimana, no, perché deperisce, è comunque un prodotto naturale senza il supporto dei conservanti, che sono l'unica cosa che ci permette di poter utilizzare un prodotto per tanto tempo in sicurezza. Ah, quindi si taglia la foglia e poi si, sul momento, cioè ogni volta devi tagliare una nuova foglia. E, un nuovo anche alcune foglie sono anche molto grandi, per cui tagli un pezzetto, certo. Via, e usi quella che ti serve. Allora, poi c'è Monica, io uso per le guance crema per la Cuperos contorno occhi, l'altra crema è per le rughe, il collo, e un'altra crema ancora, anti-age. Brava, avete detto un'altra cosa fondamentale. Queste cose. Allora, no, ho sentito un'altra cosa fondamentale. Allora, tantissimi e tantissime cosa lei fanno? Lei dice che ha una pelle estremamente sensibile e delicata e ha anche le occhiaie scure. Ok, ritorniamo sempre alla domanda, quale occhiaia scura? Marrone, viola? Mette giallo, ma usa anche il verde per le guance. Ah certo, perfetto, perché il verde è il complementare del rosso, per cui avendo lei cuperoso, rosaceo o quant'altro, va a mitigare prima il colore e poi applica sopra il fondotinta. Non c'è nessun problema, va benissimo, un'ottima tecnica. La cosa che mi hai detto prima, che è fondamentale, tanti si prendono molta cura del viso fino qua, e il resto non esiste. No. Collo e décolleté. Collo e décolleté. Tale quale al viso. Se non avete o non volete usare prodotti specifici, usate gli stessi che utilizzate sul viso. Quando vi lavate, utilizzate il viso, il collo e il décolleté. Se proprio vi dà fastidio usare il detergente anche sul collo e décolleté, quando avete il panno in microfibra, scendete, passatelo anche sul collo e décolleté. Avete poi scollature magari fino qua e non vi detergete. No, assurdo. Quindi, come si fa lo skin care sul viso, bisogna farlo anche sul décolleté. Anche perché poi magari si hanno persone con dei visi stupendi, esatto, e il décolleté rugoso, macchiato, secco, con qualunque cosa. No. Conferma. Si può fare liceo e museo. No, deve essere tutto lavorato in maniera comunque adeguata e continuativa. Esatto, quindi massaggio anche quando si spalma la crema, assolutamente, che poi ho mostrato anche nelle puntate precedenti alcuni massaggi anche per il collo. Allora, qua chiedono per le occhiaie invece che tendono al viola. Le occhiaie che tendono al viola, lì è consigliabile, un correttore che abbia una sottopigmentazione arancio, perché l'arancio, essendo il complementare del viola, va a mitigare appunto il bluastro dell'occhiaia viola. Ok, grazie. Allora, qua chiedono cosa ne pensi delle maschere fai da te a casa, tipo yogurt e miele, queste combinazioni. Possono qua. Essere, allora, io le trovo prima di tutto molto divertenti, poi male non fanno, male non, a meno che non si sia allergici a qualche componente che si usa, male non fanno. Certo. Io ammetto, preferisco la tecnologia, però anche queste maschere sono divertenti, fanno passare il tempo. Hanno comunque delle sostanze che male non fanno alla nostra pelle, per cui perché no? Non sono assolutamente contro. Io preferisco di mio gusto, certo, la tecnologia, però anche quelle, fidatevi, viva Dio, si possono fare tranquillamente. Qua chiedono se i solari dopo la data di scadenza si possono usare come crema idratante, non come protezione, ma giusto spalmarlo come crema idratante. Meglio evitare. Anche meglio evitare, perché dopo la data di scadenza, allora vi spiego un'altra cosa,
fattori di protezione hanno due componenti, una fisica e una chimica. Quando la parte fisica, bene o male, rimane sempre la stessa, la parte chimica può cambiare, ma quello che ca può cambiare più di tutto è la parte in emulsione. Se l'emulsione si altera, è andata. Evitiamo di utilizzarla, perché sennò poi rischiamo di dover andare da un dermatologo perché abbiamo degli sfoghi, perché abbiamo delle altre cose, delle reazioni che potrebbero non essere comunque piacevoli, per cui piuttosto che rischiare, preferisco eliminare. Certo. Allora, poi qua chiedono qualche suggerimento, qualche crema per Cooper Ross, che abbiamo già visto l'altra volta, ma magari ripetiamo cosa deve fare attenzione uno che ha problemi di Cooper Ross e sensibilità. Allora, prima di tutto evitare al massimo gli sbalzi di temperatura. Il caldo, l'eccessivo caldo e l'eccessivo freddo sono terribili, terribili. Mai ghiaccio in faccia, mai suffumigi bollenti per aprire i pori o per liberare il naso e quant'altro. Tutte queste cose sono molto, molto aggressive per questo tipo di pelle. Per cui attenzione agli sbalzi di temperatura, perché non funzionano e non fanno mai bene. Anche lì detergerci sempre con acqua tiepida e poi utilizzare delle creme protettive che vadano a limitare anche questi shock termici e di irradiazioni non positive. Bene. Poi qua chiedono quanto durano le creme solari. E lì bisogna guardare, sopra le confezioni c'è scritto tutto, per cui c'è questo simboletto, adesso non so se ne ho una a portata di mano. Sì, comunque c'è scritto la data o. C'è la data, guardate, allora ve lo faccio vedere, forse si riesce a vedere. Lo vedete qua in Più o fondo? meno comunque in fondo, ok, giusto dove andare a Si vede qua in fondo che c'è un sì. vasetto con il coperchio aperto. Nell'angolo, Questo c'è esatto. scritto. Io non leggo con la luce. 12 mesi. Questo prodotto, una volta aperto, dura 12 mesi. Piuttosto, piccola tip, quando aprite un prodotto, prendete quelle simpatiche come si dice, etichettine di carta, ci scrivete la data di apertura, poi diciamocelo, mese più, mese meno, non muore nessuno, se il prodotto è conservato in maniera corretta. Se teniamo il nostro prodotto sopra il ripiano del termosifone, non va bene. Nessun prodotto lì sopra deve essere appoggiato perché è una fonte di calore che può alterare la formula del vostro fondotinta, del vostro prodotto di trattamento o quant'altro. Niente deve essere applicato sulle fonti di calore o con sbalzi eccessivi di temperatura. Per cui top sarebbe avere un frigorifero in bagno dove uno tiene tutti i prodotti all'interno, però visto che magari non tutti ne siamo provvisti, cerchiamo di tenerli in un luogo fresco e asciutto. Quindi ci prendiamo questa etichettina, se sappiamo di utilizzarla con le mani bagnate, la ricopriamo con un pezzetto di scotch e poi una volta che abbiamo la data scritta sopra, più facile di così, l'ho usata a dicembre, sappiamo che dicembre-gennaio dell'anno dopo, febbraio se vogliamo, il prodotto comunque non va più bene. Sì, anche i solari spesso magari ci avanzano dell'anno prima, ecco, anche usarli dopo un anno e mezzo, due, quello Allora, meglio. già vedi che è una domanda che nasce non in maniera costruttiva e positiva. Se io ho il solare, quello che uso al mare, non è che lo uso solo perché ho i piedini nella sabbia, lo uso dopo e lo uso tutto l'anno. Quindi quel prodotto non dura da un anno all'altro, è perché non lo si è usato in maniera corretta. Ricordiamoci, il photoaging, non mi stancherò mai di dirlo, è 24 ore su 24, 12 mesi su 12. Perché se non abbiamo il sole diretto, abbiamo comunque tutte le luci artificiali, le luci dei computer, le luci dei telefoni, degli smartphone, dei tools, di qualunque altra cosa, creano comunque dei danni. Quindi usiamo sempre il fattore di protezione. Io vi assicuro che se aprite una confezione di solare e la usate tutti i giorni, non vi dura un anno. Ne sono Comunque sicuro. ci sono già anche creme da viso che hanno all'interno la protezione, quindi. Certo. Però se nel dubbio usiamo anche questi altri fattori di protezione sopra, male non fanno assolutamente. Qua chiedono lo scrub sul viso, ogni quanto va fatto? L'abbiamo detto l'altra volta, ma magari lo Ma lo ripetiamo. ripetiamo con piacere. Allora, dipende dal tipo di pelle.
ci sono pelli che possono avere, sulle quali è giusto fare lo scrub una volta alla settimana, ogni 10 giorni, altre che lo possono fare tutti i giorni o un giorno sì, un giorno no. Dipende dalla tipologia di pelle. Io, ad esempio, eseguo microsfogliazioni praticamente tutti i giorni, perché il panno lo uso, poi uso anche degli scrub meccanici 2 volte alla settimana, cioè, in teoria, non avessi una pelle, tra virgolette, robusta, sarei in carne viva. Però, ecco, cioè, così funziona per la mia pelle. Poi altri tipi di pelle funzionano in maniera diversa. Quindi, diciamo, da un minimo di una volta alla settimana a un massimo di 7 giorni su 7. Però lì dipende dalla tipologia di pelle. Se io ho una pelle sensibile, sensibilizzata e secca, una volta alla settimana è già più che sufficiente. Se invece una pelle che tende a sporcarsi molto, va bene anche tutti i giorni, tendenzialmente mista o oleosa, va bene anche tutti i giorni. Qua chiedono la pulizia del viso a vapore, se va bene e quante volte a settimana, quindi fai da te immagino con fumigi e... Allora, anche lì, su una pelle tendenzialmente secca, se lo si fa una volta al mese, ogni 2 mesi, basta e abbonda. Su carnagioni invece oleosi, io parlo dei due opposti perché poi sta al buon senso capire tutto quello che c'è in mezzo, perché se no dobbiamo prendere caso per caso e ci mettiamo e siamo qua fino a mezzanotte. Allora, su una pelle invece già più oleosa o mista, lo si può fare anche una volta alla settimana, 10 giorni. Non di più perché obiettivamente cioè, mi sembra eccessivo andare, perché comunque anche per lo stress questo vapore, questo calore è uno stress, per cui per la pelle è uno stress, per cui non andiamo a caricarla di eccessive cose. E poi proteggersi sempre le dita durante la spremitura, perché poi tendenzialmente dopo i vapori si tende a fare la spremitura anche, giusto? Quindi proteggersi sempre le dita con della carta che può essere un Kleenex, della carta igienica o comunque qualcosa, onde evitare di andare a traumatizzare con le unghie E in maniera troppo infettare forte. le Esatto. E poi altra cosa, mai accanirsi con la spremitura in un posto solo. Non state un'ora lì a cercare di far venire fuori quello che non vuole. Se non viene fuori quella volta lì, verrà fuori la volta dopo. Per cui attenzione, perché io ho visto vero. amiche, amiche che, e amici che si erano fatti dei crateri con delle cicatrici permanenti perché un puntino non voleva uscire, che ancora un po' hanno preso il coltello da il macete, andavano a ravanare col macete per cercare di togliere quell'inezia che nessuno avrebbe mai visto, creandosi poi dei crateri così che è veramente difficile poi da Ancora trattare. peggio, assolutamente. Brava. Allora, qua c'è Paola che dice che in questo periodo lavora, cioè al lavoro usa la mascherina e visiera, quindi ha il viso stanco, ha 55 anni e cosa può fare per prendersene cura? C'è qualche magari per i segni, la mascherina? Beh, intanto se posso permettermi, Paola, ho diverse signore che mi scrivono la stessa cosa, che usano la mascherina, hanno viso stanco e già praticando yoga facciale migliorano un pochino la tonicità, l'aspetto e ravvivano un po'. E poi, non so, mentre ti applichi qualche crema, puoi fare anche un mini massaggio per distendere un po' le zone dei segni e non so se ha ancora Pablo qualche altro suggerimento da darci. No, no, perché comunque magari anche se la mascherina può essere occlusiva, andando a fare un esercizio, appunto come dici tu, lo yoga facciale, va a muovere i tessuti, a far circolare in maniera generosa il sangue, quindi i nutrimenti, riossigenare la zona. Il consiglio è magari questi esercizi, se potete farli a distanze regolari in modo da mai affaticare troppo il viso. Oppure da farlo, togliete la mascherina quando rientrate a casa, vi struccate ed eseguite questo esercizio completamente a viso nudo Sì, o solo con lo assolutamente. skincare. Sì, esatto. Io consiglio prima la ginnastica, poi applicare in caso prima di andare a dormire o comunque i prodotti sopra perché la pelle è più ricettiva. Perché se tu hai fatto ginnastica, hai ossigenato la pelle, poi tutto quello che metti sopra è più ricettivo, cioè la pelle è più ricettiva in seguito, quindi ne trae Esatto. anche tu beneficio.
Allora, io da quest'anno ho iniziato a usare anche il siero anti-age che contiene acido ialuronico, elastina, collagene e vitamina E, oltre alle creme perché sono entrata in premenopausa. Cosa ne pensi tu di questa combinazione? Quindi Ottimo, mi sembra ottimo. anti-age, acido ialuronico, elastina, collagene e vitamina E? Allora, assolutamente d'accordo. L'unico consiglio che do sulla vitamina E è che la vitamina E è un prodotto estremamente sensibile alla luce, per cui consiglio nel caso di utilizzarlo la sera. Perché Ok, proprio la vitamina E di per sé è un ottimo alleato, ma si inattiva con la luce, sia artificiale che naturale, per cui è meglio applicarla e andare direttamente al buio a nanna. Leggo i commenti che sono lunghi, quindi se mi vedi scontato. Certo. Allora, ogni quanto va fatto io al mare e anche quando giro in città metto sempre protezione 50. Più 50 più per tutta la stagione, avendo la pelle delicata anche del corpo e avendo una connettivite che non potrei prendere il sole. Quindi lei tutto l'anno è già brava, Monica, che mette 50 più tutto l'anno. Brava. Infatti sono sicuro che messa vicino a una sua coetanea, lei avrà sicuramente una texture di pelle più bella, più compatta, meno macchiata e più tonica. Qua chiedono consigli per la pelle acneica con le acne, quindi. Sì. Allora, lì il discorso è molto delicato. Prima di tutto bisogna cercare di capire la causa dell'acne, perché o è una causa ormonale, o è una causa dovuta a una cattiva detersione, o dovuta a una serie di batteri, o dovuta a una cattiva alimentazione. Capiamo qual è la causa. Se non capiamo la causa, non possiamo curarla. Possiamo utilizzare i prodotti più top e costosi che ci sono sul mercato, che rischiamo di non avere risultati perché quello che stiamo facendo non va a risolvere. Persone che hanno delle acne molto forti dovute magari a problemi ginecologici. Però se non andiamo a risolvere questi problemi ginecologici, l'acne non la togliamo. Ci sono altri uomini che magari hanno un'acne molto forte dovuta a un eccesso di testosterone. Andiamo a fare l'analisi, andiamo a capire e poi di lì andiamo ad equilibrare. Non è che utilizzando una crema o un detergente o una lozione risolviamo. O una maschera, andiamo a capire il perché e dopo lavoriamo su tutto il resto. Sì, È spesso. naturale che un buon skincare, nel senso una buona detersione, lozione, maschera, il controllare che non ci siano comunque batteri negativi o funghi o quant'altro sulla nostra pelle è fondamentale. Una buona alimentazione, dove comunque se mangiamo tutti i giorni 3 pacchetti di patatine fritte e mezzo chilo di cioccolato con 8 fette di salame come dessert, capiamo che non è che sia proprio una dieta comunque equilibrata. Però se con questo non vuol dire che qualche patatina, qualche fetta di salame o qualche pezzo di cioccolato ogni tanto facciano male, Si no, parla ogni vuol dire. giorno e sempre di mangiare in questo modo, esatto. Brava, se però ti mangi un salame grosso così che è tipo di 30 centimetri, mangiato invece che col pane, con le patatine, per 2 volte al giorno, per una settimana, altro che brufoli ti vengono. No, è È vero, normale. la pelle riflette anche quello che è anche il nostro stato interno, il funzionamento degli organi interni, quindi Certo. come hai detto tu prima, il sistema ormonale può darci qualche segnale e tutto questo ce lo mostra appunto sulla pelle, quindi è importante E poi osservarsi. io ti dico, io amo il salame e almeno 2 volte alla settimana 3-4 fette me le mangio. Anche a me piace il salame, Ma però per ogni tanto piacere, se lo per mangio piacere. mi vengono comunque dei brufoletti, quindi cerco di. No, Sì, a me sì. quello no, a me no, per fortuna. Anche perché cerco di prendere salami artigianali, quindi con un minore apporto di conservanti, perché Sì, no, purtroppo. quello anch'io. Sì, però si vede che il salame veramente lo devo limitare a poche volte a mangiarlo. Allora, qua chiedono cosa ne pensi dell'olio di neem, che non so cosa, se qualche olio di neem. Olio di neem. Andremo No, a andrò a insomma, vedermelo. sì. Ah, tra l'altro, allora, l'altra volta ci hanno fatto questa domanda sulla shungite. Sì. Allora, me la sono andata a cercare.
La Shungite è una pietra molto arcaica di stratificazione che ha dei poteri assorbenti molto molto forti. Assorbenti in che senso? Nel senso che va a assorbire le energie elettrostatiche e magnetiche. Viene utilizzata anche in cosmetica, soprattutto per il filtraggio dell'acqua, perché ha queste molecole di carbonio molto molto grandi e porose, che quindi riesce ad andare a togliere in maniera molto precisa tutto quello che sono residui e metalli pesanti. Per cui sono cosmetici che tendenzialmente utilizzano acqua filtrata con questa pietra, quindi non hanno direttamente la pietra all'interno della formulazione. Sono interessanti come tante altre acque filtrate. È vero che queste hanno un filtraggio più, tra virgolette, naturale. Ci sono altri filtraggi comunque meccanici o grazie a ozonizzazioni piuttosto che ultravioletti, che comunque rendono le nostre acque più pure e quant'altro. Per cui è una cosa interessante, non la conoscevo, grazie per avermela trasmessa. Anch'io sono andata poi a cercare, perché anch'io la prima volta che la sentivo, quindi è bello anche questo, appunto, andare a ricercare poi cose nuove, scoprire cose nuove. Allora, qua c'è Cinzia che chiede: tu quando trucchi una cliente, se usi anche l'armocromia, cioè in base al colore dei capelli, l'occhio e tutto, se usi anche... Allora, io non uso proprio l'armocromia, che comunque di cui ho letto il libro e ho dimenticato, perché utilizzo il mio sesto senso, tra virgolette, perché quello trovo che sia molto interessante, ma un po' troppo rigido. Quindi io vado e lavoro secondo una mia percezione. Io amo chiacchierare con la persona con cui faccio la seduta di make-up per capire, prima di tutto, come muove il viso, come gesticola e come si trasforma non solo in maniera fissa, ma in movimento anche tutto il resto. Io quando costruisco un viso lavoro sia sui capelli, sulla forma dei capelli, sull'abito, sulle proporzioni della scollatura, sulle proporzioni degli occhi, del naso, delle guance, delle labbra, della forma del viso, tutto un insieme di cose. Non trascuro, o almeno cerco di non trascurare nulla. E quindi non lavoro direttamente con l'armocromia, ma vado a fare un discorso a tutto tondo, non solo di gamme cromatiche, ma anche di forme. Poi, sì, qua chiedono se puoi suggerire, siccome sul mercato ci sono tantissime marche, tanti brand di creme, se ci puoi dare qualche indicazione. Qua chiedo, è molto soggettivo, perché appunto... È molto soggettivo. Sono dalla cosmesi naturale, che appunto ci vuole un po' più di tempo per raggiungere dei risultati, che alla tecnologia, ad esempio tu hai detto che ami l'Oriente, il Giappone, dove appunto... La tecnologia è forte. Quindi sì, qua dare, non è che vogliamo pubblicizzare adesso nessun brand, stiamo parlando in generale di cose, quindi sì. Poi dipende dalla pil che uno preferisce. Mm-hmm. Cioè, chi preferisce il naturale, quindi un passaggio più lento e prolungato, io preferisco life is now, tecnologia avanguardia. E dipende dalla pil che uno preferisce e agisce di conseguenza. Certo. Qua c'è Rosalba che chiede se fa bene lavarsi con limone o bicarbonato il viso. Non è che limone... Limone e bicarbonato insieme o? Non ho capito. Lei scrive con limone o bicarbonato. Ma il limone, sai, è comunque acido e schiarente. Dargli una passata, se la pelle comunque è robusta e lo sopporta bene, non è un problema. Lo scrub al bicarbonato si può fare, anche lì su una pelle delicata, sensibile, sensibilizzata, meglio di no. Quindi andiamo a farlo, se facciamo magari la prova in una piccola zona, non insistiamo troppo e capiamo come reagisce. Sono prodotti naturali che potenzialmente non dovrebbero fare male. In realtà possono essere dannosi se vengono utilizzati in maniera troppo aggressiva, questo sì, perché se andiamo a metterci il bicarbonato e a sfregare come delle possedute tarantolati, anche no.
Se invece con movimenti circolari, le mani ben bagnate, andiamo a levigare il nostro viso col bicarbonato, può essere un trattamento interessante. Mm-hmm. Infatti poi c'è qualcuna che chiede cosa ne pensi dello scrub fai da te con mandorle, finemente passate, miele e olio. È un po' il discorso, immagino, di prima, la maschera. Assolutamente. Sono sempre prodotti naturali. Anzi, questo prodotto qua può essere addirittura utilizzato da maschera e scrub, nel senso in cui applichi questo insieme di olio, miele e mandorle a cataplasma proprio su tutto viso, collo e décolleté. Raccogli i capelli se li hai lunghi, perché sennò è un disastro. La miele. Esatto. Si tiene su magari un 15-20 minuti con estrema cura e piacevolezza, dopodiché si bagnano le mani e si va a massaggiare. Perché non? Perché non? Assolutamente sì. Mm-hmm. Pablo, non so qual è il tuo tempo qua, io ho ancora domande, quindi tu fermami. Sì, guarda, ancora 5 minuti li ho con piacere con voi. Ok, perfetto. Infatti ce ne sono ancora un po' di domande. Qua c'è una ragazza che chiede che suggerimenti dai ad una ragazza di 17 anni, quindi come deve curarsi il viso e cosa potrebbe usare, perché magari per lei l'anti-aging è un po' troppo presto. Sì, però meglio portarsi avanti, come si dice. Quello di cui la consiglio assolutamente è detersione sempre, lozione sempre, crema viso, che può essere un semplice idratante o qualunque altra cosa del genere, leggera, un'emulsione anche, un gel, perché non, e un contorno occhi. Contorno occhi iniziamo a utilizzarlo presto, presto, presto. Io il primo che ho iniziato a usare avevo 16 anni. Un prodotto che mi ero comprato al supermercato con i miei soldini risparmiati e messi da parte, mi sono comprato il mio contorno occhi. Sono tesori che poi uno si porta avanti nel tempo. È inutile dire: ah, non ho mai usato contorno occhi, inizio a usarlo adesso che ho 50 anni. Troppo tardi. Devo iniziare a 16 anni a usare contorno occhi per avere risultati. Bisogna portarsi avanti, avere una beauty routine e un portarsi avanti. Il tempo non lo si vince, però una pelle curata è molto diversa da una pelle trascurata, certo, o selvaggia. Per esatto, cui una ruga trattata è completamente diversa da una ruga non trattata. Certo, questo abbiamo parlato l'altra volta, rughe selvagge e rughe trattate. Qua c'è Anna che chiede cosa ne pensi del siero di lumaca, se attenua le rughe del viso o comunque... Beh, adesso vanno tanto le creme a bava di lumaca. Bava di lumaca, veleno di ape, siero di vipera. Sì, sì. Abbiamo tutti un po' della strega di Biancaneve nelle nostre ossa. Sono tutti sti veleni, ma cosa ne pensi tu? Cioè... no, ma sì, ma ci sta, perché non? Anche perché comunque se sono prodotti in commercio che hanno comunque dichiarato certe cose, sono cose testate. Quindi le bugie costano ad un'azienda, perché se un'azienda dice bugie, deve pagare. C'è un controllo comunque dell'antitrust che se uno dichiara non verità, paga delle multe salate. Le multe costano, per cui se qualcuno dichiara qualche cosa è perché può farlo. Certo. Ammetto che ci sono aziende che preferiscono pagare multe ma usare dei claim ingannevoli. Ci sono, sul mercato ci sono, e ce ne sono almeno due che lo usano tranquillamente, perché alla fine vendono di più col claim ingannevole e guadagnano lo stesso anche pagando multe salatissime. Però altre aziende molto serie, prima di prendere una multa che reputano un'onta, piuttosto scrivono di meno di quello che il prodotto possa fare. Certo. Ti posso dire, ci sono dei brand giapponesi, perché poi i giapponesi da questo punto di vista sono molto ligi, che scrivono sulla confezione e dichiarano il 30% di quello che il prodotto faccia. Perché il restante 70% non è sicuro e potrebbe essere ingannevole, nel senso in cui non è sicuro per tutti quelli che possono usare quel prodotto, per cui preferiscono dire di meno ma essere sicuri che quello che dicono è così. Certo. È così. Allora Daniela che chiede cosa ne pensi del derma roller, quello l'abbiamo parlato l'altra volta. Con gli aghetti, sì. Allora è interessante, ricordo una cosa fondamentale: un prodotto che deve essere custodito e igienizzato ad ogni utilizzo. Consiglio addirittura prima e dopo.
Ragazzi, l'igiene del beauty case è fondamentale. Voi non avete idea di cosa non si possa prendere utilizzando prodotti infetti. È gravissimo. Si può prendere. Se voi prendete un Dermarol, come si chiama? Dermarol. Lo lasciate sul vostro piano del bagno per una settimana e poi... Ah, adesso devo ripassarlo, devo ripassarlo. Ma ragazzi, potete prendere il tetano, l'epatite, ma qualunque cosa, ma siamo matti. Non è il coronavirus il problema, è tutto il resto. Le cose devono essere perfettamente igienizzate e pulite sempre. Anche il vostro beauty case, pulitelo. Non lasciatelo, non abbandonatelo ai batteri negativi che possono proliferare nei vostri astucci da make-up. Perché poi, ah, è caduto per terra, prendete e mettete di nuovo dentro. E certo, e perché quello che c'era per terra cosa fa una volta dentro il vostro beauty case? Lievita come una pagnottella. Suggerisco a tutti di andare sul profilo Instagram di Pablo, perché ho visto in questi giorni anche, non so se lei lasciate pubblicate, i suggerimenti come proprio sterilizzare dallo specchietto alla lametta, alle forbicine, alle pinzette. Tutto deve essere igienizzato, tutto deve essere sempre pulitissimo. Esatto. Vi ricordo che ci sono persone che sono anche morte utilizzando un rasoio nella doccia. Oh. Rasoio che avevano usato dopo tempo, che era stato abbandonato nella doccia, riutilizzato sulle gambe, tagliate, venuta un'infezione setticemia. Capito? Ecco. Non andiamo a sottovalutare l'igiene dei nostri prodotti e dei nostri tools che adoperiamo, anche pericolosi su di noi. Non sottovalutiamoli. Possono essere molto pericolosi. Scusa un attimo, allora, com'è sta storia che arriviamo in un bar, ci arriva la tazzina del caffè sporca di rossetto? Ah, che schifo! Cos'è quello? Scandalo! Un capello nel piatto del ristorante! E poi ci cade il rossetto per terra, lo prendiamo e ce lo mettiamo. Ci cade il pennello del viso, cioè un pennello per il viso, e poi direttamente chi se ne frega ce lo mettiamo sulla faccia. Non c'è un equilibrio tra le due cose. Scandalo sul capello che magari è stato cotto, per cui è praticamente sterile. Scandalo su una tazzina che è stata messa nella lavastoviglie a 70 gradi, che quindi qualunque cosa è morta. E poi il pennello che è caduto per terra, dove magari anche per strada, dove magari ci hanno sputato pipì del cane, del gatto o qualunque altra cosa, lì là non è un problema, ti risuoviti sul viso o nel true beauty case. Mm-hmm. Cioè, attenzione, un po' di coerenza. Ok, giusto, ultime due domande e poi casomai rifacciamo più avanti un'altra diretta, visto che qua si prospetta ancora lunga di stare a casa. Allora, c'è Monica che chiede: cosa ne pensi degli integratori per la menopausa, cioè gli integratori di collagene, acido ialuronico, elastina? Assolutamente d'accordo. Meglio di origine marina o animale, chiede lei anche inoltre. Cosa ne pensi di questi? Allora, ti dico una cosa, non sono un dottore, per cui non posso dare dei consigli diretti. Quello che io so è che l'acido ialuronico è ottimo, anche perché devo lavorare non solo sulla pelle, ma anche sulle cartilagini. Mm-hmm. Col passare del tempo, lo sappiamo, le cartilagini comunque si usurano, si consumano, e l'acido ialuronico aiuta a mantenerle comunque in forma ed elastiche. Quindi è un validissimo aiuto per chi può avere problemi di artrosi a livello familiare, perché comunque una predisposizione comunque familiare c'è, e quindi l'assunzione di acido ialuronico e collagene aiuta anche questo tipo di approccio. Io uso e abuso, tra virgolette, anche di integratori. Io prendo qualunque cosa, dal Q10 alla vitamina C, alla vitamina D, omega 3, omega 6, omega 9, mi succhio anche il salmone, non lo so. Lo sorremo la mattina. Sì. Poi ad esempio io non amo il pesce, per cui faccio fatica, veramente molta fatica a mangiare pesce, per cui gli omega 3 io li prendo già da tanto tempo, perché così vado un po' a supplire questa mancanza. Mm-hmm. Perché obiettivamente io mangio carne sì, ma pesce faccio molta fatica. Sì, e poi c'è anche l'omega 3 di origine appunto marina, non proprio del pesce, ma c'è del plankton l'omega 3, quindi non si sente neanche il sapore, diciamo, il retrogusto del pesce, perché alcuni omega 3 li ho provati e ti viene un po' su il pesce. Quello che io chiamo, non il pesce, la pescheria proprio.
Allora, giusto ancora una, vediamo come dobbiamo igienizzare la nostra lametta depilatoria. Monica, se vai, adesso lascerò il link per andare sul, se sei su Instagram, c'è Pablo che spiega davvero, ha fatto tanti video molto bene come bisogna con la vaschetta, veramente molto interessante. Quindi, l'ho trovato sul mio Instagram nelle parti stories salvate, quindi quelle che sono giusto al di sopra delle foto, mm-hmm. e c'è appunto questo tool cleaning dove c'è tutto quello che ho fatto finora di detersione del beauty case, per pulire il beauty case, dai pennelli alle spugne, alle confezioni da trucco, perché anche, anche le spugnette, voi lavate la spugnetta, se poi la rimettete dove era sporco, si sporca subito di nuovo e quindi è inutile. Quindi lavate la spugnetta, prendete il vostro prodotto per pulire, che io lì uso l'alcol, quindi con l'alcol spruzzate anche dove c'è la spugna e pulite anche la parte dove c'era la spugna. Dopo mettete la spugnetta pulita, ma è inutile andare a mettere il pulito dove c'è lo sporco. È come prendere un asciugamano che voi usate per il vostro viso, pulito, perfettamente bianco, che avete lavato con lo sterilizzante ad alta temperatura, stirato nei bordi perché vi piace tenerlo così nel vostro bagno, e prima di utilizzarlo andate per strada, lo appoggiate bene sull'asfalto, una bella panata, e lo mettete nel bagno pronto per quando vi lavate il viso. È esattamente uguale. Ok. Ultima domanda. Pulite tutto. L'igiene non è mai abbastanza. Esatto. Ricordiamoci una cosa, è servito il coronavirus per farci capire che le tastiere degli interruttori della luce di casa ogni tanto bisogna anche pulirli. Il campanello o la parte esterna della porta di casa sono casa nostra, anche quelli bisogna pulire ogni tanto. Ma c'è avuto il coronavirus per impararlo? Anche le mani, per dire, perché uno dà per scontato. Le mani, vabbè, ormai. Io lo trovo allucinante. Però dici, io non avevo mai pulito l'interruttore di casa. Scusa, tutte le volte che lo tocchi, bene o male, è vero, non è che devi farlo ogni quarto d'ora, perché non è che chiunque entra in casa ti tocca, o sei alla stazione centrale dove chiunque passa tocca il pulsante dell'ascensore. Però sono cose che periodicamente bisogna comunque pulire. Non è che lo fai ogni quarto d'ora, come ho detto io, però una volta ogni 10-15 giorni lo fai di routine, normale, come anche andare a pulire la parte esterna della porta di casa, è normale, il pulsante del campanello di casa, è normale, sono cose, no, c'è gente che l'ha scoperto solo adesso, le maniglie delle porte, meglio tardi che mai. Vedi che anche lì il coronavirus, per fortuna, ha portato ad avere un'abitudine di igiene un pochino più alta, più, come posso dire, più umana, perché se no siamo veramente un po' allo stato brado. Pensiamo alle tappezzerie, ai pavimenti super costosi e meravigliosi, e poi le pulsantiere mai, quelle casa d'un altro, ma no, non ha senso. Certo. Pablo, per concludere la diretta di oggi, visto che ci sono anche degli uomini che seguono questa pagina Viso in Forma, perché adesso principalmente stiamo parlando, ci stiamo rivolgendo, sono donne che fanno domande, ma so che ci sono anche uomini che fanno yoga facciale, che seguono la pagina, possiamo dare qualche consiglio anche agli uomini, non so, per la barba in questo momento che sono a casa, oppure la loro pelle, se la crema che usa la moglie possono usarla anche loro, o meglio di no. Allora, se vogliono litigare furiosamente, allora ti posso dire, lo sharing dei prodotti cosmetici è sempre un punto molto difficile da toccare. Quando, ad esempio, questa te la racconto perché è super divertente, quando chiesero ad Amanda Lear perché si fosse lasciata con David Bowie, e ricordiamo che il periodo era quello del glam rock, quindi con questa costruzione di immagine bella vivace, lei rispose: come fai a stare con un uomo che ti ruba i trucchi? Per cui, allora, compriamoci i nostri prodotti, non andiamo a rubare nei beauty case, ma ti dico, come ci sono uomini che vanno a mettere le ditate dentro la crema della moglie o della compagna, ci sono anche compagni e fidanzate che vanno a mettere le ditate di nascosto nelle creme dei compagni, dei mariti o quant'altro. Per cui, no, non si fa. Ognuno si prende i propri prodotti e li usi.
non andiamo a fare sharing in questo momento, non andiamo a fare sharing. Quindi utilizziamo ognuno le proprie cose. La pelle dell'uomo è diversa rispetto a quella della donna. Alcuni prodotti possono essere utilizzati a gender senza problemi, però tendenzialmente la pelle maschile è un pochino più spessa e un pochino più oleosa. Per cui se abbiamo una compagna con la pelle secca e le andiamo a prendere la crema per il viso quando abbiamo magari una pelle mista, rischiamo di trovarci la faccia come una patatina da frittura. Quindi non va bene. Utilizziamo prodotti ad hoc per noi. No sharing. Andare anche lì. Vi viene un brufolo, avete l'occhiaia. Non andate a prendere il correttore della fidanzata, amica, vicina di casa, custode o figlia della nipote, della cognata. No. Andate in profumeria e fatevi consigliare un prodotto adatto. Perché sicuramente il colore che trovate per caso non è quello giusto. Quindi rischiate che il prodotto si veda e non supplite la necessità che volete. Quindi non andate a trovare o cercare cose così improvvisate, ma cercate cose che vi possano essere utili. Anche perché con la vita che c'è adesso, con le videoconferenze, con tutta una serie di cose che ci sono anche adesso che lavoriamo da casa, anche l'uomo non può presentarsi con la faccia lucida ad una conferenza web. Un po' di cipria deve mettersela, perché sennò rischia di avere una brutta immagine, e visto che comunque tanti uomini, anche se non lo vogliono dimostrare, sono molto vanitosi, e comunque a un uomo piacente piace essere curato e piace comunque che piaccia, certo, il fatto che piaccia. Quindi andiamo un pochino di cipria, ci curiamo la pelle, un pochino di cipria. Non è trucco, non è che si sia meno maschi se si fanno certe cose. L'essere maschio è tutt'altro. Ricordiamoci che ci sono stati popoli in cui il trucco da uomo era un escalation sociale per raggiungere la divinità. Parliamo di egizi, dove gli uomini si truccavano più delle donne, e arabi, dove gli uomini si truccavano ancora più delle donne, perché utilizzavano queste polveri per il viso e tutte le parti scoperte, che erano sia dei repellenti per gli insetti che dei protettivi per il sole. E in più usavano il kajal, che è una pasta mentolata che andava a, che va ancora comunque, a imbibire di questa pasta grassa tutto il contorno dell'occhio, in modo che la polvere e la sabbia che c'era comunque nell'aria attaccasse, cioè aderisse prima alla parte grassa dove c'era il kajal, piuttosto che entrare dentro l'occhio. In più la parte mentolata aveva un effetto anche di disinfettante e decongestionante. Per cui il make-up ha sempre avuto un perché. Usiamolo. Non ci rende meno. Può solo aiutarci a essere di più. Bene. Capito, uomini? Però il vostro trucco, non quello del vostro. Non rubate di nascosto, perché poi vi beccano subito. Si litiga perché subito. Magari gli uomini anche esagerano e ce lo consumano. Chiediamo piuttosto. Dici, guarda, ho questa cosa qua, ho questo problema. Cosa pensi che possa fare per... Diventa anche un simpatico scambio di opinioni, dove non si parli solo di... si può parlare anche di qualunque cosa, perché no? E vi assicuro, non è meno maschile parlare di certe cose. Mm-hmm. Bene. Ok, possiamo concludere qua, Pablo, direi? A parte che penso che abbiamo risposto a tutte le domande, quindi grazie di nuovo per essere stata ancora qui sulla pagina. Come vedi, erano molto attivi i partecipanti, hanno sempre tante domande, perché appunto è molto interessante l'argomento, qua ti fanno tanti complimenti, e quindi grazie ancora per essere stato lusingato. Grazie Petra, un buon fine pomeriggio a te e a tutti voi. A presto. Grazie Pablo. Ciao. Buon pomeriggio anche a te, ciao. Bene, un altro pomeriggio molto interessante, direi, perché Pablo è davvero una persona splendida, professionale, molto piacevole da ascoltare. Infatti ho visto anche voi avete interagito molto. E oggi terminiamo qui con questa diretta e non ve l'ho ancora detto, voglio dirvelo adesso, che domani, sempre alle 5:30, avremo un altro ospite. E anche domani parleremo di pelle, perché avremo con noi una cosmetologa, la dottoressa Sonia Rovesti, e con lei
parleremo di collagene e di acido ialuronico, perché sono due termini che si sentono tantissimo sentire, cioè li sentiamo spesso, collagene di qua, acido ialuronico di là, e lei che è cosmetologa e che quindi produce cosmesi e prodotti, ce ne parlerà per chiarirci un po' le idee, che cos'è, a cosa serve, quanto, cosa dobbiamo guardare nei prodotti e così via, ok? Quindi domani alle 5:30 qui sulla pagina Visinforma ti aspetto insieme alla dottoressa Sonia Rovesti per parlare di collagene e acido ialuronico. Io ti ringrazio per aver seguito questa diretta e ci vediamo domani alle 5:30. Ciao, un abbraccio e buona serata.